Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta sulle fonti.tv e questa è la fascia dedicata al mercato delle materie prime. 393 8279 197 per interagire con noi in tempo reale. Vediamo un po' cosa accade all'interno dei mercati finanziari. Abbiamo un gold in terreno negativo del mezzo punto percentuale. Al momento batte ancora in flessione a ribasso in area 1333,04. A ribasso anche del punto percentuale l'argento, meno 0,98%. 16,43 le quotazioni attuali. Siamo all'interno di una fascia laterale che oramai ci accompagna negli ultimi 2 mesi. Petrolio, quotazioni in recupero, leggero recupero dopo l'importante pressione a ribasso di ieri, dovuta sicuramente alle dichiarazioni della Cina sui dazi di Trump. Al momento battiamo 63,2 dollari sul crude. Andiamo a vedere anche il Brent che si riporta in territorio leggermente negativo, meno 0,02%, 69,58 al rialzo. Il wheat più 2,43%, a ribasso invece troviamo lo zucchero, meno 1,36%, e infine a ribasso anche il cacao, meno 2,09%. In recupero le criptomonete, 7.341 dollari più 4,36 il Bitcoin, e poi ancora Ethereum, 401 più 4,88% al rialzo, e poi infine Ripple, 0,5290 più 7,74%. Ci colleghiamo con il prossimo ospite, il piacere di avere Giancarlo Dall'Aglio, commoditiestrading.it. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Giancarlo, partiamo subito da una domanda che mi è arrivata da parte di Luca. Dice: come vede Dall'Aglio le commodities importate dall'America dopo la risposta della Cina di ieri? Bella domanda, Giancarlo. Beh, naturalmente varierà da caso a caso, e in questo momento il clima e il sentiment non è certamente buono. Vogliamo un esempio? Prego. Prendiamo la carne di maiale, Eh sì. uno a caso, su cui, insomma, carne di maiale che vengono esportate dagli Stati Uniti per il 25% circa del prodotto totale americano. Ebbene, la Cina ha annunciato proprio qualche ora fa un aumento ulteriore dei dazi fino al 25%. Il mercato se lo aspettava e sta punendo naturalmente questi prodotti, questi mercati, in questo caso il mercato della carne di maiale, con un ribasso che è partito ormai da diverse settimane e che nell'ultima seduta, quella di ieri, ha approfondito, addirittura aprendo in gap down e portando i prezzi sulla scadenza future giugno intorno ai 73,4, insomma, livello attuale più o meno. I motivi sono semplici: se non si esporta, ci sarà sicuramente un surplus di produzione all'interno degli Stati Uniti, e quindi naturalmente la situazione diventa più complicata per gestire gli equilibri fra domanda e offerta, che invece equilibri che erano molto molto consolidati. Basti pensare che, nonostante per esempio la diatriba iniziale avvenuta subito dopo l'elezione di Trump con il Messico, non so se ricordate la Eh sì. costruzione del muro e quant'altro, ebbene lì in effetti diciamo, il prezzo per esempio della carne di maiale non aveva battuto ciglio, insomma, per usare un termine che non c'entra niente con i prezzi, nel senso che il mercato aveva proseguito tranquillamente al rialzo in quel contesto, perché gli equilibri poi di importazioni ed esportazioni sembrava non dovessero essere toccati. Insomma, tutti pensavano che questo fosse un annuncio scenico, ed infatti poi, guarda caso, non se n'è più parlato. In questo contesto, invece, quello attuale, la situazione è molto più seria, come sono serie anche le dichiarazioni da parte della Cina, in supporto ad un'alleanza, fra Cina e Russia, o comunque in generale che coinvolga i BRICS, contro appunto lo strapotere degli Stati Uniti, e a questo punto devo dire anche quello europeo, perché sappiamo che ogni mossa americana viene comunque appoggiata dall'Unione Europea. Allora, E questo sì, naturalmente dicevi, può scusami portare Giancarlo, dicevi? sicuramente. No, dico, normalmente l'Europa tende ad appoggiare, insomma, le decisioni degli Stati Uniti. Vedi, ad esempio, ecco, le sanzioni nei confronti della Russia e anche altre mosse verificatesi negli ultimi anni. Non parliamo di mesi, ma parliamo di anni, perché sicuramente questo tipo di situazioni hanno coinvolto anche altre amministrazioni di Washington. I prezzi sicuramente ne risentono. La mia idea è che poi si troverà un equilibrio, che le sanzioni saranno smussate da entrambe le parti e che il commercio internazionale
potrà proseguire. Vedi la settimana scorsa la questione sui dazi per l'acciaio e per il ferro, prontamente poi dopo rimangiate e ritirate dall'amministrazione Trump. Credo che anche per altre commodities e anche per altri tipi di commercio assisteremo a proposte e rapidi dietrofront fino a trovare un equilibrio. Bene, allora andiamo pure a vedere anche il petrolio, perché abbiamo visto una flessione a ribasso importante, quella relativa alla giornata di ieri, quasi meno 3,7% a ribasso. Qui cosa abbiamo scontato? Analisi tecnica, doppio massimo o proprio la notizia della Cina sull'America? Ma io credo che il motivo principale possa, anche se sappiamo che insomma soprattutto i media, ma anche gli analisti tendono a cercare motivi per tutto, no? Ma i motivi nel breve periodo sono semplicemente di rumori di mercato, ecco, basta una notizia. In questo caso credo che il petrolio si sia correlato, come a febbraio, strettamente con le borse americane, che ieri hanno avuto un calo drammatico, tant'è che è stata bucata da parte dell'S&P 500 la media 200 giorni e la chiusura è stata effettuata sotto la media, cosa che non avveniva dal 2016, quindi da 24 mesi circa. È un dettaglio, che poi non è tanto un dettaglio, e questa situazione sicuramente ha portato vendite sul petrolio. Ricordiamoci che a febbraio il ribasso importante del petrolio è partito proprio nei primi giorni, che aveva portato i prezzi da 66 fino a $58 all'incirca, era avvenuto in modo molto veloce, con grande volatilità, ma in stretta correlazione con le borse. Credo che il ribasso di ieri possa essere attribuito proprio a questo tipo di dinamica. Per il resto il petrolio, salvo questo tipo di situazione, si sta muovendo in maniera piuttosto tecnica. Certo, le notizie che provengono ogni giorno o dal fronte OPEC oppure dal fronte americano possono servire a muovere un dollaro su, un dollaro giù, e il movimento più importante è stato quello di due settimane fa con la rottura del triangolo simmetrico che aveva portato poi il petrolio sui massimi in area 66, da lì uno storno che ci sta tutto, anche se ricordiamo che la stagionalità in questo periodo è rialzista, si accumulano scorte in vista della driving season estiva. Ricordiamo anche però, dal lato proprio degli Stati Uniti, che i rigs, quindi gli impianti in funzionamento di trivellazione e raffinazione, sono ritornati alla massima efficienza e questo naturalmente porterà ad un aumento di scorte stoccate negli Stati Uniti. Vedremo se si riuscirà poi ad esportare esattamente come è avvenuto nell'ultimo trimestre del 2017, cioè in maniera massiva. Sicuramente l'attrito fra gli Stati Uniti e la Cina, e anche gli Stati Uniti e la Russia, non aiuterà questo export così importante a cui abbiamo assistito nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Andiamo a vedere anche il gold, Giancarlo. Siamo ancora all'interno di una fascia laterale che oramai ci accompagna dall'avvio del 2018, i minimi 1310 circa, i top 1360, lavoriamo ancora all'interno di questo range laterale. Le tue impressioni quali sono per il medio-lungo periodo? Beh, per esempio ieri l'oro, sai che l'oro ha mille sfaccettature, un giorno è asset finanziario, il giorno dopo è bene rifugio, ancora bene antiinflazione, il giorno ancora successivo, ieri si è comportato da bene rifugio e c'è stato un po' di switch dall'obbligazionario americano che perdeva qualche punto in termini di corsi con un aumento ulteriore dei tassi, tra l'altro questo è uno dei motivi per cui il mercato azionario stenta a trovare nuovi massimi e anzi storna. E l'oro invece è stato comprato. Sicuramente questa fascia di trading range resiste, il livello interessante al rialzo è 1360 area, testato ormai varie volte, e credo che potremmo essere vicini ad avere maggiori probabilità di rottura al rialzo piuttosto che al ribasso nelle prossime settimane barra mesi. Certo, il timing è difficile da stabilire, però se ci si mette una debolezza del mercato azionario unita alla politica monetaria restrittiva da parte della Fed, ormai dichiaratamente restrittiva, con la previsione di altri aumenti durante il 2018, credo che questa fascia di prezzo prima o poi potrà essere rotta anche con una certa violenza. Hai letto la notizia sulla lira italiana che rinasce come criptomoneta negli ultimi giorni? Eh no,
Eh no, questa mi è È sfuggita, nata la Giuseppe. lira italiana, rinasce come criptomoneta, si chiamerà ITC. Volevo chiederti un parere, ma poi lo tratteremo nelle prossime giornate. Allora andiamo a vedere un'altra domanda che è arrivata. Eccola qua in redazione. Alex, buongiorno. Cosa accade allo zucchero e al caffè? Non è l'unico che me lo chiede, perché arriva un'altra domanda su WhatsApp al 393 827 9197. Dicono: è ora di accumulare sia caffè che zucchero visti i prezzi attuali. Grazie per il vostro servizio e buon lavoro. Quindi zucchero e caffè. Beh, Giuseppe, del caffè parliamo ormai da mesi come commodity molto debole a livello di fondamentali, ma sappiamo anche che quando i fondamentali sono pessimi e quando tutto sembra perduto, i commercial, cioè coloro che trattano il fisico, cominciano poi a comprare. Esattamente quello che sta succedendo, comprano in punta di piedi, ovviamente, però i fondamentali sono pessimi perché dal Brasile, che è il primo produttore al mondo di caffè, ci si aspetta un altro raccolto veramente importante, addirittura potrebbe essere superiore a quello dello scorso anno, anche perché ci troviamo in un ciclo biennale on che è cominciato proprio quest'anno e che fa rendere al meglio le piantagioni di caffè. Nei cicli off invece le piantagioni rendono di meno e questo naturalmente a prescindere dal clima favorevole o meno che si possa incontrare. Non c'è siccità all'orizzonte e quindi lo sviluppo è assolutamente secondo i piani, ecco il motivo della discesa dei prezzi anche sotto i 120-118 che era il supporto che fino adesso aveva tenuto, ma sono un paio di settimane che i prezzi ormai hanno rotto appunto questa fascia e ci abbiamo verso i 115, che di per sé è un prezzo abbastanza basso e quindi potrebbe invogliare all'accumulo, ma attenzione a cercare almeno dei punti di svolta per chi fa trading direzionale, oppure a cercare delle notizie, fondamentali che possano aiutare a pensare che anche gli speculatori, possono contribuire a un rimbalzo importante, quantomeno, di questa commodity. Sicuramente siamo in una fase, tecnica di forte ipervenduto e questo potrebbe sicuramente creare una, due, tre sedute di forte rialzo. Naturalmente bisogna sempre operare con disciplina e quindi posizionare degli stop loss o comunque avere dei piani di emergenza qualora le cose non andassero come previsto, anche perché rimanere incastrati in una commodity come il caffè oppure come lo zucchero, che in questo momento sono molto deboli, e rimanerci per settimane o addirittura mesi, toglie energie, margini e naturalmente risorse per fare altre operazioni che invece potrebbero essere più profittevoli. Bene, è arrivata ancora un'altra domanda. Un parere da parte di Marco, ci chiede un parere sulle granaglie corn e wheat. Grazie mille e buon lavoro. E poi andiamo in chiusura. Beh, diciamo che il corn è quella che è una delle due, insieme alla soia, che si è comportata meglio dopo l'importante report, quello sulle intenzioni di semina, uscito la scorsa settimana, giovedì. Questo report ha portato anche qualche sorpresa. L'USDA ha dichiarato che si semineranno circa 88 milioni di acri di corn a fronte di una attesa da parte degli agricoltori leggermente superiore, 90 milioni all'incirca, e la sorpresa c'è stata anche dalla soia, che è nella parte bassa di una forchetta di attese che andava da 89 fino a 92, siamo a 89 proprio, 88.982, questa è la dichiarazione ufficiale appunto da parte dell'USDA, del Dipartimento per l'Agricoltura americano, e infatti i risultati si sono immediatamente visti perché il premio dato da questo possibile raccolto inferiore alle attese, alle prime proiezioni, ha dato impulso rialzista alla soia che è andata su nella prima giornata, subito dopo il report, di circa 15 punti, e ieri invece, dopo una mattinata europea al rialzo, ha stornato, anche perché ricordiamo che soprattutto sulla soia, come anche sul grano, le scorte 2017-2018 sono ai massimi livelli. Probabilmente il corn potrebbe essere la commodity più agevolata in questo momento per i rialzi, lo vediamo anche dal rapporto fra corn e wheat, dallo spread, che eravamo partiti all'incirca da 115, meno 115 qualche settimana fa, siamo all'incirca 70 e quindi un bel po' di strada è stata fatta e chi è
chi ha operato su questo spread è riuscito anche a portare a casa ottimi risultati. Quindi per quanto riguarda il wheat, come ci comportiamo invece? Beh, il wheat rimane una commodity che al di là dei rimbalzi di questi giorni potrebbe continuare ad avere un andamento ribassista o laterale, e quindi al momento non ci sono spunti per effettuare posizionamenti di medio-lungo periodo al rialzo sul wheat, al contrario del corn che invece ha mantenuto le attese. Sulla soia credo che i rialzi attuali, almeno fino a fine maggio, inizio giugno, un periodo in cui si dà anche un premio al rischio meteo per il nuovo raccolto, possono invece portare occasioni di vendita, soprattutto se i prezzi dovessero salire di un'altra 70-100 punti. Bene, qualche evento in programma dal sito commoditiestrading.it? C'è qualcosa che bolle in pentola, Giancarlo? Beh, sì, l'appuntamento di giugno, doppio appuntamento anzi a giugno, il 3 e il 4, domenica e lunedì, con il Commodity Option Trading, il corso di opzioni. Siamo appunto in pieno allestimento, piena organizzazione, perché desiderasse informazioni può andare sul nostro sito e cliccare sull'apposito spazio relativo a questo corso, oppure a fine giugno 23 e 24 tutto sulle criptovalute, e questa volta sarà un sabato e una domenica. Aspetta, prima di andare in pubblicità, se mi consente Taziana, vorrei sentire anche la tua in merito alle cripto. Oggi in rialzo è abbastanza importante, 7,33 Ripple, 4,62 Ethereum e 4,01 Bitcoin. Le tue impressioni quali sono? Beh, che siamo in una fase chiaramente ribassista per le criptovalute, questo è semplicemente un rimbalzo. Stiamo avendo conferma che è un mercato che addirittura può essere definito non giovane, ma all'età della pietra. Gli exchange sono ancora poco organizzati. La motivazione principale di questo ribasso prolungato di questi mesi credo sia, oltre all'avversione da parte delle autorità americane, soprattutto a questo tipo di mercato, stia anche nel fatto che molti exchange stanno o cambiando sede o cambiando organizzazione o adeguandosi a determinate regolamentazioni che alcuni stati stanno già mettendo in atto, e questo naturalmente non permette l'inflazione che fa entrare denaro, e quindi inflazione le cripto e fa salire i prezzi. Sicuramente ci prepariamo al prossimo mercato toro per le criptovalute, resteranno da stabilire i tempi, ma questo ritorno all'indietro delle quotazioni potrà essere, a mio parere, foriero di nuovi sviluppi dei prezzi, naturalmente per le criptovalute più importanti e quelle che sapranno sviluppare i propri ecosistemi sulla blockchain in maniera produttiva. Grazie mille Giancarlo Dall'Aglio per tutte le informazioni sui corsi, il sito di riferimento commoditiestrading.it, e tutti i dettagli li trovate là per giugno, iscrivetevi. Allora grazie ancora Giancarlo, alla prossima, buon lavoro. Buon lavoro a tutti voi e buon pomeriggio.